Restano l'odore acre di bruciato e uno scheletro. Ecco com'è ridotto questo chalet che si trova sul lungomare tra Marina di Montemarciano e Marzocca di Senigallia. L'area è posta sotto sequestro, delimitata dai nastri bianchi e rossi dei vigili del fuoco per consentire i rilievi dei carabinieri. Dopo le fiamme alte nel buio che hanno distrutto lo Château Chater, resta la disperazione dei titolari. Alle lacrime agli occhi, Fatima, la moglie del proprietario, che dall'estate scorsa aveva ripreso la gestione del locale. Io l'ho visto quanto lo stanno costruendo, un pezzo per pezzo. E ieri sono venuta a vederlo che si brucia un pezzo per pezzo. Lo stabilimento balneare al centro della Movida in estate aveva chiuso lo scorso 15 settembre anche per un intervento di routine programmato a cui il proprietario, un cittadino tunisino da tempo in Italia, si è sottoposto ed è ancora in ospedale, dove gli è arrivata la terribile notizia. Ora le indagini dei carabinieri della Compagnia di Senigallia con la relazione tecnica dei vigili del fuoco dovranno chiarire le cause dell'incendio. Presente sul posto anche il dirigente del commissariato di Polizia di Senigallia, all'Icari, con la capitano dei carabinieri Ruberto. L'ipotesi dolosa resta una delle piste. Il cave ce l'ho io, venivo tutti i santi giorni a controllare. C'ho tutto spento, metano, acqua e luce. Gli hanno rotto il vetro, gli hanno bucato tre gomme della macchina. E ogni volta gli fanno un dispetto, gli rompono il telo. Denuncia, denuncia, è sempre contro i gnotti. Senta, i danni? Lui l'ha costruito con 480.000 euro. Un anno fa che ha finito di pagarli. Adesso di nuovo. Ha pagato il debitore, quelli che li hanno costruito. Adesso si trova così, poverino. C'è una ferita nel cuore troppo grossa.